Giovanni, inizio l'intervento di oggi mostrandoti la pagina del sito di Wallabies, che è wallabies.it. All'interno trovate tutte le informazioni in merito a come lavora l'intelligenza artificiale, la spiegazione del ranking, l'indice di performance e tutti quelli che sono i servizi che Wallabies propone. La cosa più interessante è che gratuitamente potete, attraverso questo filtro di ricerca, cercare il giocatore che vi interessa. Ad esempio, prendo Nicolò Barella, ed ecco che entrate nella scheda profilo del giocatore. È l'unica sezione che potete visitare. Potete, come vi ho spiegato nel video precedente, selezionare la stagione di riferimento e andare a vedere il rendimento del giocatore nel corso delle stagioni. Quindi è un metodo utile e pratico per conoscere a fondo le funzioni della piattaforma. Siamo ritornati nella home page della piattaforma Wallabies. Oggi parliamo dell'indice di performance, che è questo numero in arancio che vedete a fianco al volto del giocatore. Faccio una premessa: i campionati hanno difficoltà diverse. Giocare in Premier League è più difficile che giocare nel campionato polacco. Ecco, per consentire confronti tra giocatori di diversi campionati, un fattore correttivo viene applicato a ciascun indice che valuta la difficoltà del campionato in cui milita il giocatore. Questa difficoltà è quantificata dalla macchina attraverso l'apprendimento automatico, una cosa un po' più tecnica, però è come lavora l'intelligenza artificiale. Quindi il valore di una determinata capacità di un giocatore appartenente al campionato di Premier League, che è il più difficile per la macchina, è quindi paragonabile a quello di un giocatore di Serie A o di qualsiasi altro torneo. Per fare il confronto tra più giocatori che rispondono alle caratteristiche che noi vogliamo trovare, è sufficiente cercare questi giocatori nella sezione che vedete qua, nella colonna a sinistra di ricerca avanzata. Ora entro. Eccoci Giovanni nella pagina di ricerca avanzata. All'interno di questa pagina è possibile effettuare ricerche specifiche in base all'età, al torneo, al ruolo, al piede, al ranking che abbiamo visto nel video precedente, all'altezza, ai minuti giocati, alla presenza del contratto, oppure l'indice di performance che vi ho spiegato poco fa, o alla squadra di appartenenza. Giovanni, mi permetto di aprire una parentesi e ricordare la differenza che c'è tra statistica e intelligenza artificiale nel calcio. La statistica è un'aggregazione di dati che serve a dare un'informazione, quindi ci dice X tiri, X parate, X passaggi effettuati. L'intelligenza artificiale nel calcio serve a dare risposte molto specifiche. Se noi vogliamo trovare tutti i giocatori che con il passaggio bucano la linea difensiva, noi oggi siamo in grado di trovarli. Oppure di individuare sia chi con lo stop orientato salta l'avversario e invece chi non si fa saltare dall'avversario. Con i filtri che vedete in grigio, noi identifichiamo queste qualità specifiche sono filtri che ci parlano delle capacità e delle qualità dei giocatori in termini di movimento con o senza palla, in termini di skills, ok, qualità nell'effettuare determinate giocate e anche filtri, ci sono filtri che mi parlano della visione di gioco che il giocatore possiede. Ora vi mostro come utilizzare la pagina di ricerca avanzata. Metto la luce, ok? Così mi potete seguire meglio. Per prima cosa, in generale possiamo lavorare in due modi: o inserire i nomi dei calciatori che vogliamo valutare, nel caso abbiamo già terminato una preselezione, oppure lavorare, come nell'esempio che vi ho preparato, sulle macro categorie delle posizioni. Quindi io ne ho impostato i filtri di ricerca nella stagione 23-24, quella in corso. Non ho messo nessun filtro per età, però si può fare. Ho selezionato il torneo,
o i tornei che voglio andare a valutare, in questo caso le prime due divisioni del campionato francese. Come posizione ho scelto di cercare dei difensori. Che tipo di difensori? Ruolo specifico, un difensore centrale che gioca a sinistra in una difesa a 4. Qua potete vedere, ecco come nella macchina, e lo fa però ogni ruolo, ci dà la posizione specifica. In questo caso, qua sotto, gli ultimi tre sono difensori di una difesa a 3, ok? Quindi c'è difensore di destra, di sinistra e quello centrale, mentre i primi due sono un difensore centrale di destra di una difesa a 4 e quello che ho selezionato, che voglio andare a cercare come posizione specifica, un difensore che gioca a sinistra, gioca in una difesa a 4. Ho scelto di cercare un giocatore che sia mancino, piede sinistro. Ranking, qui ho selezionato 250. Che cosa significa? Che ho chiesto alla macchina di farmi comparire nella lista tutti quei giocatori del ruolo specifico difensore centro-sinistra di una difesa 4 mancini che sono in graduatoria nei primi 250 posti del ranking per ruolo specifico. Ho poi aggiunto un filtro di altezza, lo voglio alto almeno 1,80 m, e poi ho chiesto alla macchina di individuare quei giocatori che vanno in scadenza 2024. È solo un esempio, ma per farvi capire tutte le caratteristiche che, di ricerca che potete aggiungere. Il risultato è stata questa lista di sei giocatori che vedete. Poi che cosa ho fatto? Tra questi filtri in grigio sono andato a cercare le qualità che voglio che i giocatori che sto cercando possiedano e ho aggiunto ovviamente caratteristiche che si adeguano al ruolo di difensore. Quindi sono andato a cercare caratteristiche che riguardano i duelli aerei vinti in fase difensiva, qualcosa sui passaggi, quindi capire se il giocatore possiede una buona tecnica ed è in grado di impostare il gioco, la velocità, la presenza difensiva, la capacità di non commettere errori durante lo svolgimento delle azioni difensive e la capacità di affrontare l'uno contro uno sostanzialmente. La macchina qui sotto mi restituisce i valori di tutti questi filtri che vi ho mostrato e me li incasella in questa tabella. Già qui posso fare un primo confronto tra tutti i giocatori che ho selezionato e quindi capire chi spicca e in quale qualità. Quando vedete il meno 1 significa che o per minuti giocati o per scarsa capacità il giocatore non possiede questa determinata abilità, o quantomeno non è stata rilevata, perché potrebbe aver giocato troppo poco e non ha potuto esprimere questo tipo di giocata. Ora, se volessi confrontare i giocatori, vado a scegliere quelli che mi interessano di più in un numero compreso tra 1 e un massimo di 4. E apro questa finestra, vedete un grafico radar dove nelle punte sono presenti tutti i filtri che io ho preselezionato e ho un'immagine grafica di chi performa meglio. Se volessi alleggerire il grafico e avere una pulizia l'immagine migliore, deseleziono un giocatore o lo riseleziono, se volete, ecco, così da avere un'immagine più chiara. Anche questo tipo di ricerca può essere salvata. Esco dal grafico e a questo punto, se la ricerca mi ha soddisfatto, la posso scaricare e salvare in un file Excel.
Giovanni, concludo l'intervento dalla pagina di wallabies.it. Vedete che sono nella sezione domande frequenti, qui potete fissare i concetti che vi ho spiegato durante questa dimostrazione e in più, se avete domande o richieste, potete contattarci direttamente dal sito. Un saluto e al prossimo video.